3, 2, 1. Benvenuti a tutti in un nuovo video della Stage Family. Stella contentissima. Questo video mio e del signor Mamo, perché come potete vedere dalla maglietta, oggi andiamo allo stadio e andiamo per la prima volta allo stadio. La prima volta allo stadio di Martino. Mamo è scosso, non capisce perché a quest'ora lui dorme. Esatto, perché la partita è alle 8:30. Lui pensa di andare, sì, a vedere una cosa. Ci sono le brum brum allo stadio. Parcheggiate fuori. Sì, ci sono le brum brum allo stadio. Vuoi vedere le brum brum dello stadio? Sì. Sì, andiamo a vedere, sì, le brum brum. Papà. Stella, mi stanno le botte, non riesco a registrare. Ragazzi, stiamo andando a vedere, quindi, per la prima volta una partita allo stadio con Martino. Io sono molto emozionato. Stiamo andando a vedere, ho detto, per la prima volta allo stadio di Martino. Dovevamo vedere una partita che comunque per me è nel cuore, perché sono le mie due squadre preferite, nonché Toro e Milan. Mamma, perché Mamo, ti piace di più il Toro o il Milan? Mia. Amore, sempre Milan, è del Milan. Toro o Milan? Adesso Toro. Toro. Ti piace di più il Toro o il Milan? Chi vince, il Toro o il Milan? Chi vince, il Toro o il Milan oggi? Milan o Toro? Dimmene una. Mamma, chi vince, Milan o Toro? No. Nessuno dei due? No. Pareggiano. Pareggiano? Pareggiano. Pareggiano. Allora, il pronostico di Martino è che pareggiano. Andiamo allo stadio, volevo prendere una maglietta. Dato che siamo a Torino, probabilmente ci saranno esposte le magliette del Toro, non lo so. Comunque volevo prendere, io avevo questa maglietta del Milan con scritto dietro Vise 7, che bella. E a Mamo volevo prendere anche lui una maglietta. Magari gli prendo quella del Toro, così abbiamo Toro e Milan, essendo che sono le mie squadre del cuore. Ma deve essere anche un po' piccolina. Milan amore, sì. Ti piace Milan? Ti piace il Milan? Ti piace? No. No. Comunque vi porto con me, perché questo video è un video speciale. Sapete che i video per noi più importanti sono quelli che riguarderemo fra le prime volte. Esatto, le prime volte. E sono convinto che anche per Martino, quando sarà grande, dirà: ma qual è stata la mia prima volta allo stadio? Ecco, è stata questa. Quindi, caro Martino, stiamo andando allo stadio per la prima volta. Vieni qua, signor Mamo. A te la realtà è che non te ne frega niente del calcio. Nulla, niente. Però più avanti però, forse. Però magari ti piacerà, non si sa. Proviamo ad andare a vedere, vediamo insieme. Mamo, allo stadio ci sono tantissime persone. Vieni. Allora, hai presente lo stadio, quello di Cars? Che c'erano tutte le macchine sugli spalti? Sì, è quelle che guarda papà dentro la televisione. Prendiamo la macchina. Sì, prendiamo la macchina e andiamo io e te allo stadio. Vuoi portare una brum brum? Sì. Perfetto. Sì. Porti questa brum brum allo stadio? Sì. Perfetto, quindi adesso direzione stadio, cerchiamo una maglietta anche per Mamo e andiamo a vedere la partita per la prima volta. Sì. Entrerai nello stadio per la prima volta. Sì. Chissà che cosa farai, soprattutto cacchi, perché... Cacchi. Cacchi? Sì. Quali cacchi? Cacchi. Allo stadio sai cosa fanno? Gol! Gol! No. Come si dice? Gol! Facciamo gol? No. Non vuoi fare gol? No. Ma andiamo allo stadio a vedere quelli che fanno gol. Toro. Toro? No. Toro Milan? La cosa è che, come sapete, Mamo di norma va a dormire per le 8, ok? No. Adesso la partita inizia alle 8:30, quindi per Martino è after, tipo, è un'uscita serale, cosa che non succede mai. Questo anche fa un po' capire Mamo che sta crescendo. Perché adesso Mamo ha 2 anni, eh? 4 mesi? No, 5 mesi? 4 mesi o 5 mesi? 4 mesi. No, tu hai 2 anni. Quanti anni hai? Che. Quanti anni hai? Che. Non ne hai 3, ne hai 2. No. Hai 2 anni. Che. Va bene, ragazzi, vi porto con me in questa esperienza. E vediamo come andrà. E farò un po' di clip allo stadio mentre andiamo e vediamo un po' la reazione del signor Mamo alla sua prima volta allo stadio. Sei pronto? Sì. Sei pronto? Sì.
Non ho sentito, sei pronto? Sì. Quanto sei pronto? Sì. Sei pronto? Ti voglio? Bene. Ti voglio? Mamma? Mamma? Nonna. Nonna, ti voglio? Bene. Mamma, ti voglio? Bene. Kevin, ti voglio? Bene. Stella, ti voglio? Bene. Abbiamo fatto gol! Ah, papà, ti voglio? Bene. Andiamo allo stadio e speriamo che non piova. Il cielo è un po' scuro, forse piove. Forse piove. Andiamo? Sì. Batti 5. Pioggia. Andiamo, batti 5. Sì. Andiamo, pugnetto? Pugnetto. Vanno. Mamma e papà, direzione stadio. Sì. Sì. Ok, possiamo andare. Ciao mamma, ciao Kevin. Ciao, divertiti. Ciao. Il pronostico, ah, io ti faccio invece il pronostico dell'ultima clip che mamma ha detto che pareggiano. Ok. Tu cosa dici, vince il Toro o il Milan? Il Milan. Tu cosa dici, vince il Toro o il Milan? Chiaro. Va bene. E ti faccio un pronostico invece sull'ultima clip. Ok. Vuoi sapere quale sarà la tua ultima clip? Sì. In macchina con Martino svenuto dietro, tu che fai? E niente ragazzi, la giornata è finita. Ah ok, può essere, perché Martino sverrà in macchina dal sonno. Martino si è addormentato e esatto. Gli è piaciuto. E esatto. Adesso torna a casa da Sara e vado a far riposare. Esatto. Questa sarà la prima volta. Vabbè, non spoilerare il futuro però. Ciao Kevin. Scommetti che guarda che così. Andremo anche insieme allo stadio, sì. Andiamo anche insieme. A lui piace tanto la palla. Va bene, ciao. Bene, buonanotte. Mi penserai quando farà il settimo gol il Milan? È la miseria. Se vediamo 7 gol sarebbe una partita incredibile. Oggi farà se finisce 0-0 è una tristezza. Oggi farà 7 gol il va Milan. Bene, sì, dai, ok, va bene. E a 7 gol va bene. Tu dovrai entrare in campo e dire io amo Sara. Mi arrestano se entri in campo, sai? Davvero? Sì, amore. Va bene. Per me. Ciao, amore. Ciao, ciao. Ciao. Andiamo? Mamo, andiamo allo stadio? Metti il giubbotto. Andiamo allo stadio, metti il giubbotto. Mamo, cosa ti ha preso papà? Cosa ti ha preso papà? Facci vedere, facci vedere. Cos'è la brum brum della polizia? Sei felice? Facci un sorriso se sei felice. Andiamo, possiamo andare allo stadio adesso con la brum brum nuova. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, ci siamo, direzione stadio olimpico. Qui a Torino siamo andati a vedere, come ho detto, Toro Milan. Martino si è conquistato una brum brum, è la brum brum che non gli ho preso l'altro giorno e mi ha pianto per 2 ore e mezza per questa brum brum della polizia. Fai vedere la brum brum che ti ha comprato papà, fagliela vedere, fagliela vedere. È quella, chi te l'ha presa? Pa, come non ho sentito, chi te l'ha presa? Più forte, pa? Papà, bravo. Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Allo stadio. Stadio. E sei felice? Sei felice? Sì. Sì. Bene. Parla monosillabi, mamma. Al tempo sembra che... Non lo so, non lo so. Secondo me piove stasera. Ve lo dico io. Ve lo dico. Secondo me piove. No. Non piove, dici mamma? No. Non piove? No. Ok. Scrivetemi nei commenti voi di che squadra siete. Sono curioso. Che è successo? È caduta la brum brum? Mamma mia, solo chi, solo un padre può capire questa cosa, anche una madre, eh? Quando cadono le cose tu ti devi fermare, scendere e andare a prendere la brum brum. E probabilmente ricadrà. Dove è caduta? Ah, ma è caduto l'elicottero. Ah, è caduto l'elicottero. Non farlo cadere più. Ah, bene, perfetto. Un altro giro, un'altra corsa. Mettiamo la cintura. Direzione stadio. Sì. Pepe, 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 pepe. Andiamo allo stadio. Mamma, forse è la prima volta che usciamo la sera da soli io e te. Usciamo la sera, tu di solito a quest'ora dormi, cioè non ancora, sono le 7:30, la partita inizia alle 8:30, però alle 8:30 tu di solito dormi. Ci vediamo davanti allo stadio a cercare una maglietta del Toro, perché così mamma ha la maglietta del Toro e io del Milan, capito? Va
cambiano tutte. Che poi uno dirà: ma come fai a tifare due squadre, raga? Ma perché? Ma uno può essere libero. Io fin da bambino tutta la mia famiglia era del Toro, Granata, da sempre. Poi negli anni, io ho vissuto anche a Milano 8 anni, ho sempre simpatizzato anche un po' per il Milan, e quindi ho iniziato a tifare anche Milan. Fine, questa è la storia. E quindi tifo sia Toro che Milan. Fine. Questo è, questo è. E poi sicuramente Martino può tifare quello che vuole, ovviamente. Non è che sono uno di quei padri fissati, che fissati in generale col calcio. A me piace il calcio, mi piace guardare le partite, sono sportivo, quindi può tifare quello che vuole, ma può anche non piacergli il calcio, cioè nel senso, non è obbligato, sicuramente non lo obbligherò. Ovvio, è una mia passione, sei da tanto che non andavo allo stadio, quindi ho detto andiamo per la prima volta allo stadio. Voglio anche vedere lui se, non so, se è interessato allo stadio, alle partite, alla palla. Vediamo, non lo so, perché per ora mamma è interessato solo e esclusivamente alle brum brum. Quindi sicuramente lo porterò a vedere anche una gara di Formula 1, di MotoGP, non lo so, qualcosa. Comunque, bande le ciance, ciance le bande, ci vediamo allo stadio. Ciao! Saluta mamma. Ciao. Ciao con la mano. Ciao ciao. Ciao ciao. Abbiamo preso la maglietta. Siamo arrivati, mamma. Guarda, guarda, guarda. Aspetta. Guarda, guarda, guarda. Questo è lo stadio. Adesso mangiamo, amore. Guardi dietro di te che c'è lo stadio. Guarda che grande. Guarda. Lo stadio. Mamma. Guarda lo stadio, hai visto che grande? Là dentro possiamo fare gnam gnam. Abbiamo preso la maglia del Toro di Buongiorno. Andiamo, andiamo allo stadio. Sulle mani! Girati, girati! Fai tutto il giro, giro tondo! Sulle mani, mamma! Andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo! Vedere come balli, fammi vedere come balli. Balla, balla. Balla, 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 balla. Quanta gente. Entriamo, entriamo, entriamo. Entriamo, mamma. Mamma, dove siamo? Vai, vai, vai. Guarda. Dove siamo? Dove siamo, mamma? Dove siamo? Fanno gol. Sei pronta a vedere la partita? Ti piace lo stadio? Vicino? Vicino papà? Sta iniziando. Interessante. E lui se ne va. Ciao. La guardi da là la partita. Bevi l'acqua? Bevi l'acqua? Grazie. E abbiamo anche il gnam gnam. E la macchina che ha preso papà.
Grazie. Andiamo a vedere la partita. Andiamo a vedere la partita. Andiamo. Mamo, c'è un regalo per te. C'è un regalo per te. Cosa ti vogliono dare? Che cos'è? Wow! Una felpa del toro, grazie. Come si dice? Grazie. Poi cosa c'è qui dentro? Cos'è? Le figurine del toro. Lui voleva la brum brum. La brum brum non ce l'abbiamo. No! La brum brum del toro non c'è. Cos'è? Abbiamo la grazie le figurine. Mamma, fai finta che ti interessa. grazie. Vuole brum brum? Hanno fatto gol. Appena segnato e Mamo a sonno. Gol. 1-0 per il toro. La tua maglietta ha portato fortuna al toro. Hanno fatto gol. Gol. 2-0 per il toro. Mamo si sta addormentando. Ha fatto gol? Ha fatto gol. Hanno fatto gol! Corri! È ancora sveglio. Niente, la situazione è questa. È finito il primo tempo e c'è Martino che continua a correre avanti e indietro. Continua a correre avanti e indietro per lo stadio. Mamo, dove stai andando? Dove vai? Corri! Cari! Ah! Ti ho preso! Ma tu non eri stanco fino a 2 minuti fa? Mamo, dove vai? No! Siamo 3-1! Mamo comunque ha portato fortuna al toro, è stanco morto ragazzi, ha corso per tutto lo stadio, abbiamo incontrato tipo Ibrahimovic, ci ha passato a fianco, però era pieno di bodyguard e non si è riusciti a fare la foto, però vi metto un pezzo del video che abbiamo visto Ibrahimovic, mentre correvamo come dei pazzi. Comunque siamo 3-1 e Mamo è stanco morto e vuole fare la nanna. Andiamo a fare la nanna. Martino gli interessa tanto la partita, è qua che gioca con l'elicottero. Mamo, mi sa che ti porta a vedere la Formula 1 o gli elicotteri. Brum brum. Comunque Mamo porta fortuna al toro. Macchinine. Qua c'è la partita e Martino mi interessa proprio tanto. Bene, prossima volta Formula 1 MotoGP.
Finisce così, 3-1 per il Toro. È finita, è finita. Mamo, hai portato fortuna al Toro. Ti è piaciuto? Sì. E quello è il Toro? Sei il numero 1. Porta fortuna. Ti è piaciuto? Sì. Andiamo? Sì, sì. Andiamo di là? Andiamo. E si conclude qui in macchina. È finita la partita 3-1. Mamma ha portato fortuna al Toro. È successo di tutto alla fine, perché gli ultimi minuti io li ho passati a correre dietro a Mamma che correva per il corridoio. Esce Ibrahimovic, un casino, eh? Siamo riusciti a fare una foto con Ibra, io che tenevo Mamma in braccio così, super fan, sono riuscito a fare una foto mossa perché stava andando via così. E poi mentre scendevamo giù, Mamma è andata a fare una foto con un giocatore del Toro, Buongiorno, tra l'altro conosciamo anche personalmente, che è andato a bordo campo a fare la foto con lui. È successo un po' di tutto alla fine, non ho potuto filmare, però è successo di tutto. Mamma ha portato fortuna. Sicuramente è difficile per un bambino stare tutto quel tempo allo stadio, era la prima volta, però dai, è stato bravo il signor Mamo. Ti è piaciuta la partita? Ti sei divertito? Ti sei divertito? Andiamo a gol? Gol! E niente, adesso andiamo a casa a fare la nanna dalla mamma. Andiamo a casa? Chi c'è a casa? Mamma? Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete like, in descrizione ci sono le date, e ci vediamo in una nuova avventura qui sul canale della Space Family. Ciao! Saluta mamma! Ciao!